Avrebbe dei risultati migliori se mi seguisse! Ehi, vede quella gamba? È assicurata per 10 milioni. Facevi meglio a farti assicurare il cervello. Ha parcheggiato nel posto per gli handicappati. Senti, io sono Maxime Belloc. Molto lieto, Rémy Gurier. Ehi, ma che stai facendo? Tutti pensano che tu sia finito, che debba ritirarti. Tu ricostruiscimi l'immagine. Un ritorno alle origini. Ma certo, tu ripartirai dal Derry. Te lo scordi? Resisterò 2 ore. Qui ormai non riconosco più niente. Oh, che bel tatuaggio. Che significa? Nia poa sembodolla. Per amore della rosa, si sopportano anche le spine. C'è scritto salsa dolce, salsa salata. Che cosa diavolo sei tornato a fare? Signora, aspetti un secondo! Può restare, ma ha una condizione. Che Maxime alleni la nostra squadra. Se ci date partita vinta, possiamo anche chiuderla qui. Certo, Bori, come no? Voglio vedere il sangue, dateci sotto. E che ci facciamo con quello? Ehi, c'è gente che dorme qui! I bifolchi si alzano presto! Resisterò 2 ore. Niente male. Se ci riesci anche in campo, ti prendo in squadra. Devo prima chiedere a mia madre. Buongiorno. Buongiorno. Dov'è la signorina che c'è di solito? Oggi sarò io a occuparmi di te, contento? Che cosa andiamo a fare oggi? A vincere! L'ho sentito! A vincere! Quello che ha fatto è incredibile. Tu hai scoperto che tuo figlio è anche un bravo ragazzo. Aiuto! Una squadra da sogno. Mamadou, vieni qui. Basta essere neri per farsi chiamare Mamadou. Era solo così per dire. Come ti chiami? Mi chiamo Mamadou. Dal 7 dicembre in DVD e sulle piattaforme digitali. Sono pochi gli attori in grado sia di farci morire dalle risate che di farci commuovere. Oggi ho per voi una classifica di attori, rari esempi di campioni della comicità americana, che nel corso della loro carriera hanno saputo anche farci emozionare e commuovere in ruoli drammatici. E apriamo la nostra classifica con John Goodman al 6° posto. Il simpatico attore lanciato dalla sitcom Pappa e Ciccia, noto pure per la parte del Fred Flintstone in carne e ossa nel film della Hanna-Barbera, ha dimostrato che non è solo un attore comico, con le ottime performance in Come al di là della vita di Scorsese, i cult movie dei fratelli Coen, Il grande Lebowski, Fratello dove sei, A proposito di Davis, o il film premio Oscar Argo di Ben Affleck. Al 5° posto c'è Bill Murray, diventato famoso grazie alle commedie come Palla da Golf, Ghostbusters o Rushmore, ha mostrato la sua vena da attore drammatico in Lost in Translation accanto a una giovanissima Scarlett Johansson. Al 4° posto abbiamo messo Zach Galifianakis, l'ultimo fenomeno della comicità americana, consacratosi con la saga Una notte da leoni, ha subito dimostrato di non essere solo un animale da commedia, grazie alle sue interpretazioni molto convincenti in 5 giorni fuori e addirittura quasi da Oscar in Birdman. Al 3° posto della nostra classifica c'è un attore che raramente viene associato ai ruoli drammatici, Steve Martin. È uno dei nomi storici della comicità americana, il protagonista di Roxanne, Un biglietto in due, Il padre della sposa, Una scatenata dozzina e tante, tante altre commedie di successo. Ci ha concesso pochi ruoli drammatici, ma uno in particolare in Shop Girl. Tra l'altro film basato sul libro scritto proprio dallo stesso autore. È straordinario, vi consiglio i libri di Steve Martin. Pochi sanno che, oltre ad essere una star del cinema, è anche un ottimo scrittore. Al 2° posto c'è un altro attore noto principalmente per le commedie molto leggere, come 40 anni vergine e Un'impresa da Dio, e che recentemente è stato nominato agli Oscar come protagonista di uno dei film più scuri e drammatici dell'annata, Foxcatcher, una storia americana. Si tratta ovviamente di Steve Carell, un vero talento. Al 1° posto non potevamo non premiare un'icona del cinema americano, Robin Williams, diventato famoso grazie alle interpretazioni comiche nelle serie Mork e Mindy, nei film Hook, Mrs. Doubtfire, al doppiaggio in Aladdin della Disney e tante tante altre. Robin Williams ci ha regalato anche ruoli drammatici indimenticabili come quello in Will Hunt, Ingegno ribelle, L'attimo fuggente oppure Al di là dei sogni, La leggenda del repescatore, insomma un vero mito, non relegabile naturalmente a un solo genere. Bene, fatemi sapere se siete d'accordo con la nostra classifica e quali sono secondo voi i migliori ruoli degli attori comici nei film drammatici. Ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao da Valeria.